Fratelli, Dio vi benedica. Amen. Io prego che il Signore questa sera veramente possa parlare ai vostri cuori. Prego che il Signore possa aiutarmi prima di tutto a esprimere ciò che sento nel mio cuore. Sono in una tappa dove scrivo molto, ma sono in una tappa dove non parlo molto registrando, ma devo impegnarmi a fare questo. È una questione di 10-15 minuti, fermarmi e parlare. Questa sera ho sentito di registrare questa puntata. Oggi è il 27 di ottobre del 2017, ottobre finito, sembra ieri che è cominciato. Tante cose sono accadute, c'è tanto da digerire spiritualmente con la parola, ma che bello che questa sera siamo qui una volta in più in questa casa, riuniti per ascoltare la parola di Dio, condividere, prepararci anche per un qualcosa di speciale. Bene? Quindi rendo grazie una volta in più pubblicamente a voi, al fratello Vittorio, alla sorella Patti, che ogni venerdì stanno aprendo la loro casa a Cristo e ascoltando le vostre testimonianze. Il mio invito è che anche voi possiate prendere una volta alla settimana, può essere per esempio un giorno importante il giovedì, dare una testimonianza, una registrazione del vostro matrimonio affinché la gente possa ascoltare Milano. Lo stesso per la sorella Abigail, lo stesso per mia moglie, lo stesso io. È un impegno che dobbiamo prendere davanti a Dio, perché è un buon tempo che Dio sta portando alla nostra vita per quello che sta per accadere nel nome di Gesù. Un risveglio arriva quando noi possiamo avere un risveglio in noi stessi. Il risveglio è veramente, nel nome di Gesù, essere connessi con Dio sempre di più. Amen. Ho sentito questa mattina una parola, o meglio, la parola che ha toccato il mio cuore è una parola che nel greco si dice antapodoma. La parola che sta nel mio cuore è la parola antapodoma. Amen. Leggeremo una porzione della scrittura che è nel libro di Luca e leggeremo dal verso 12 al verso 14. Amen. Libro di Luca, capitolo 14, dal verso 12 al verso 14. È molto importante, fratelli, e capire che riceviamo diversi tipi di inviti, come abbiamo ascoltato prima di cominciare. La sorella Abigail, la sorella Patti, Vitto, mia moglie, hanno parlato di inviti, inviti che si fanno, inviti che si ricevono. E quando riceviamo un invito siamo gioiosi, perché ci stanno considerando, ci stanno facendo parte della loro vita, di quello che accade intorno alle persone che ci invitano. Amen. Quindi un punto importante è: gioisci dell'invito che il Signore ti fa ogni giorno. E ogni giorno il Signore, per mezzo della sua parola, ti porge un invito, ti manda un invito. Il secondo punto importante è: non rifiutare l'invito. Soprattutto quando l'invito viene da Dio, non rifiutare l'invito di Dio. Amen. Perché l'invito che il Signore sta portando alla sua chiesa è un invito per mangiare un cibo nutriente, un cibo sano, un buon alimento. Amen. L'invito è per chi non ha cibo, l'invito è per chi non ha un buon cibo. Amen. Luca capitolo 14 verso 12 dice: or egli disse a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini
ricchi, affinché non invitino a loro volta te e ti sia reso il contraccambio. Menziona, sottolinea questa parola, il contraccambio. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Signor Gesù, ti ringraziamo per la scrittura, grazie per questa parola, parla alle nostre vite, parla a coloro che ascoltano il messaggio, a coloro che ascolteranno questo messaggio, aiutaci a comprendere le scritture, apri la nostra mente, apri il nostro dito, apri il nostro cuore, preparaci a ricevere questo invito, preparaci a ricevere questo cibo con umiltà e semplicità di cuore, come tu lo hai portato a noi, Signore. Grazie ancora una volta per questa casa, grazie per questa riunione, per questo momento. Provvedi tu a chi non è presente, Signore, guardalo, guidalo in ogni cosa e proteggilo in ogni cosa, Signore, affinché anche loro possano veramente essere guidati dalla tua parola, Signore. Ti stiamo chiedendo ogni cosa nel nome prezioso di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen e amen. La parola di cui stiamo parlando è una parola che in greco è antapodoma, che in italiano è la parola contraccambio, fratelli. Amen. Cos'è il contraccambio? È il restituire, è il dare una risposta, è il dare una ricompensa a un atto che una persona svolge. Amen. Dice il dizionario che il contraccambio appunto è restituzione, risposta, ricompensa a una cosa data o ricevuta in cambio. In greco la parola antopodoma significa cosa pagata, ricompensa o un regalo. Amen. Se possiamo andare al libro di Romani, amen, capitolo 11, versetto 5, versetto 9. Libro di Romani, capitolo 11, amen, versetto 5, versetto 9. Sorella Abigail, ce l'hai in italiano? Amen. Libro di Romani, capitolo 11, versetto 5, versetto 9. Amen, sorella? 11, dal 5 al 9. Così dunque, anche nel tempo presente, è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia. E se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti le opere non sarebbero più opere. Che dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto, e gli altri sono stati induriti. Come sta scritto? Come sta scritto? Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire, fino a questo giorno. Verso 9. E Davide dice: la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. La loro mensa diventi per loro un laccio. Amen. Una trappola, un intoppo e una retribuzione. Fratelli, il pericolo del contraccambio, amen, è fare un qualcosa per qualcuno, amen, e aspettarsi che lui o lei o loro
ritornino a te un qualcos'altro. È molto brutto fare un qualcosa per il servo, per i fratelli e, o altre persone con la predisposizione di sentirsi, come si dice qua in Italia, dare una pacca sulla spalla. Ben fatto fratello, bel lavoro, ottimo lavoro. Tutti vogliamo sentirci gratificati per un lavoro svolto, ma è molto pericoloso nella nostra vita questa azione, perché il tuo cuore può essere ingannato nel tuo lavoro, perché il nemico può metterti nel cuore che tu debba fare un lavoro e aspettarti una ricompensa dalla persona a quale tu le stai facendo un lavoro o un favore. Amen? Quindi dobbiamo fare molta attenzione alla, al nostro cuore, all'integrità del nostro cuore, che ogni cosa noi la facciamo con gioia, con amore, e dice la parola come se la stessimo facendo per il Signore. Quando serviamo un fratello, quando serviamo il pastore, quando serviamo a qualcuno, facciamola come se la stessimo facendo per il Signore. Cosa vuol dire questo? Che per noi, quando la facciamo per il Signore, la facciamo per l'amore che Lui ha versato verso di noi. La facciamo senza volere un tornaconto dal Signore, perché già ciò che ha fatto il Signore lo ha fatto per amore verso di noi, e Lui ha pagato già un prezzo caro per noi. Perché dovremmo fare un qualcosa e chiederle ancora al Signore? Amen? È molto pericoloso fare un qualcosa con un cuore predisposto, aspettandosi un complimento, aspettandosi una parola ben fatta, una parola di elogio. Perché è un problema? Perché stiamo aspettando un elogio da un uomo. Ma dice la parola che il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Vuol dire che non tutti avranno un contraccambio da parte di Dio, ma chi erediterà il regno di Dio e sarà giudicato giusto da Dio avrà un contraccambio da parte di Dio. E qual è il contraccambio che Dio ci darà? Uno è la vita eterna, regneremo con Lui e non avremo più sofferenze. Quindi la nostra predisposizione di cuore è servire al Signore con letizia e gioia nel cuore, senza aspettarci nulla in cambio da nessuno, ma solo con la speranza che Dio ci darà il premio un giorno. Quello è il nostro contraccambio. Ma il pericolo nella stessa chiesa è che molte persone fanno un qualcosa aspettandosi un grazie, aspettandosi bravo, ben fatto. Questo può arrivare, questo è buono, ma non è, come si dice, non è obbligatorio riceverlo dall'uomo. Ma che bello poter sentire in privato nella nostra preghiera un ben fatto figlio mio da parte di Dio. Fare qualcosa per qualcuno con la predisposizione di sentirsi dare una pacca sulla spalla è molto pericoloso. E ho scritto questa parola, è diabolico, fratelli, perché stiamo facendo un qualcosa per avere un tornaconto personale, ma non lo stiamo facendo per Dio. Amen? Quindi se pensiamo di fare un qualcosa e riceverne una ricompensa da un fratello o da una sorella o da un pastore, comunque sia, c'è un grande problema nel nostro cuore. E molte volte, fratelli, lo si fa anche per un guadagno personale economico. Allora arriva il problema che si incomincia a fare favori a un fratello, a una sorella, a delle persone, affinché quando noi abbiamo bisogno le possiamo dire: ora tu mi devi aiutare. Ti ricordi quella volta
che ti sono venuto a prendere, ti ricordi quella volta? Fratelli, questo è orribile, però accade. Accade anche nella chiesa, accade tra fratelli. Il Signore dice: quando fai un invito a un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, non chiamare i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non ti invitano a loro volta. Che curiosa questa parola! È come per dire: affinché loro non si sentano in obbligo a farlo, e tu ti senti obbligato ad essere, ad invitarli, a fare un contraccambio. E questo è un problema che molte volte si presenta nella chiesa, quando fratelli si offendono perché tu non hai fatto questo per me, io ho fatto questo, quest'altro, io ero sempre disponibile, io donavo, io facevo, ma nessuno mi ha detto grazie. Fratelli, non è per le nostre opere che la chiesa va avanti. La chiesa di Dio non ha bisogno di noi, è la chiesa del Signore. Noi siamo strumenti che Dio ha scelto di utilizzare per manifestare la sua gloria, il suo amore a chi non lo conosce. Ma se incominciamo a pensare che la chiesa va avanti per le nostre opere e che noi dobbiamo ricevere per quello che stiamo facendo in chiesa, c'è un grande problema. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti. Fratelli, la similitudine di questa parola è: fratelli, quando facciamo un invito a un pranzo spirituale, stiamo parlando spiritualmente e questa tavola è un pranzo spirituale, invita chi non conosce questo tipo di cibo. Invita chi ha bisogno di un cibo sano, perché noi già abbiamo questo cibo e dobbiamo imparare ad aprire la nostra casa per portare questo cibo a chi? A mendicanti, amen? A mutilati, gli zoppi, i ciechi, spiritualmente persone ammalate, perché sono senza Cristo, perché stanno mangiando un cibo del mondo che non è sano. Dice: e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, perché tu stai invitando un povero spirituale a venirci a cenare al banchetto di casa tua e non le chiederai niente indietro. Amen. E la parola ci insegna che condividendo con gioia e letizia di cuore, lodando e glorificando il Signore aggiungeva. La chiesa stava invitando a quelle persone che non avevano cibo e lo stava facendo gratuitamente. Non hanno chiesto nulla in cambio. Ciò che noi facciamo per il Signore è gratuito, è di cuore. Ma nel momento che uno dice: ok, voglio invitare questo fratello perché questo fratello mi può aiutare, fratelli, è un grande problema. Dio non chiede di fare cose per un tornaconto personale, affinché ci venga reso un favore fatto, un altro favore. E molte volte si utilizza anche la chiesa per scopi personali. Che bello, fratelli, che quando Dio ha detto, se vi ricordate nel tempo che era il tempo di fare tamales, abbiamo fatto tamales con cuore e la gente ha benedetto la chiesa di Milano, ma quanta gente non le è stato detto di non pagare perché non potevano pagare. E quante volte quando facevi il conto matematico non tornavano i conti, perché di gioia di cuore tante persone hanno ricevuto e non è stato dato niente indietro. Ora è come tu predisponi il cuore. Se tu predisponi il cuore di fare un qualcosa perché vuoi già un guadagno e il Signore dice che non è da fare così, fratelli, sarà un problema e non avrai la benedizione che tu stai aspettando. Ma quando il Signore lo dice di fare in un certo ordine, fratelli, ci sarà benedizione. Amen. E tante volte è pericoloso mischiare le cose di Dio dove Dio non ci deve essere. Ma se tu stai facendo un qualcosa di tuo personale,
dove vuoi avere un ricavo che Dio non deve essere, non menzioniamo Dio in queste cose, per poi effettivamente nel nostro cuore lo stiamo facendo per un tornaconto personale, un guadagno personale. Proverbi capitolo 22 versetto 16 dice: chi opprime il povero per arricchirsi e chi dà al ricco certamente impoverirà. Siamo chiamati a dare a chi ha bisogno. Noi abbiamo già la ricchezza di questo cibo, noi abbiamo già questo invito, noi già stiamo gioiendo questo invito, ma questo invito non è per noi che abbiamo già ricevuto, ma questo invito deve arrivare al povero che non ha. Quindi quello che le sta dicendo il Signore è di non avere un riguardo, non avere un'attenzione alle persone di qualità. A questa persona non la invito perché così, a questa persona non la invito perché non mi piace, è un tornaconto personale. Un tornaconto non è semplicemente un qualcosa che mi può tornare adesso, ma nel tempo non mi è conveniente. Quella persona non la invito perché mi ha fatto questo, mi ha fatto quello. È un tornaconto personale. E questa parola nel verso che abbiamo appena letto stava dicendo non fare, amen, non fare una scelta di persone a cui tu invitare. È facile invitare persone che sai che quando hai bisogno tu le puoi chiedere un qualcosa. Allora dici: vieni a casa mia, ti invito a casa mia, però quando tu hai bisogno ti aspetti che lui ti invita. Invita le persone che tu non sai, che sai che non ti possono dare niente in cambio perché non hanno niente. Parliamo spiritualmente, ma anche fisicamente. Non avere riguardo alle persone di qualità, dalle quali tu puoi guadagnare qualcosa. Giacomo capitolo 2, versetto 1. Amen. Al verso 6. Giacomo capitolo 1 dal verso, scusate, Giacomo capitolo 2 dal verso 1 al verso 6. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali. Favoritismi personali è scegliere le persone che ci convengono a noi, fare le cose con chi ci conviene a noi. Amen. Dice: nella fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, noi camminiamo per fede e non dobbiamo avere favoritismi nei confronti di nessuno. Amen. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta le vesti splendide, e gli dite: tu sediti qui in un bel posto, e al povero dite: tu statene là in piedi, oppure sediti qui sotto, vicino allo sgabello dei miei piedi, non avete fatto una discriminazione tra voi stessi, dividendo così giudici, amen, divenendo così giudici dei ragionamenti malvagi? Il problema del contraccambio è veramente uno spirito malvagio, è un ragionamento malvagio. Amen, fratelli. Dice: ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Dio ha scelto a colui che era povero, a colui che non aveva nessuna conoscenza, a colui che non poteva dare nulla, perché così le è piaciuto al Signore. Perché? Perché la grazia salvifica di Dio è gratuita, fratelli. Perché già il prezzo lo ha pagato il nostro Signore Gesù Cristo. Perché fare un qualcosa usando a Dio per avere un tornaconto personale? Ogni cosa la facciamo per fede. Amen. Quindi il Signore ci insegna a non avere favoritismi di nessuno di chi arriva in chiesa,
Non importa se è una persona importante, non importa se è una persona ricca, non importa chi è quella persona, come vestita, importa come la vede il Signore. E la persona più ricca il Signore la vede la più povera. E come tale dobbiamo considerarla. Perché se la vediamo come una persona, come si presenta, fratelli, le persone di questo mondo tendono a presentarsi sempre come chi non sono. Vestirsi degnamente, elegantemente, avere tutti, per far credere chi sono, ma realmente sono poveri, perché spiritualmente non hanno nulla, non hanno a Cristo. Il Signore dice: trattate queste persone come dei poveri, perché come tali voi eravate, ma avendo riconosciuto che Dio si è manifestato in carne come Gesù Cristo, umiliandosi a se stesso per servire a questo mondo, portando la sua carne sulla croce, morendo per i nostri peccati sulla croce, lui ha fatto diventare noi eredi di Cristo e ricchi nella fede in Cristo Gesù. Perché la nostra ricchezza è la salvezza che il Signore Gesù Cristo ha portato alla nostra vita con umiltà e semplicità. Il grande Dio, il grande Io Sono, si è abbassato a diventare il più povero di tutti. Colui che era ed è re è diventato il servo di tutti quanti noi. E non l'ha fatto per un contraccambio, lo ha fatto per amore del perduto che, alleluia, ha veramente il destino della morte rimanendo nel peccato. Quindi è un invito gratuito senza un tornaconto. E dice ancora, andando avanti: ascoltate, fratelli miei, nel verso 5, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Tu fai un favore a una persona, la persona ti aiuta e vuole un tornaconto, solo che tu non puoi darle il tornaconto perché non è niente, e quella stessa persona ti porterà in giudizio, quella stessa persona sarà contro di te, la stessa persona che ti ha aiutato. Il tornaconto è pericoloso, perché se abbiamo uno spirito di dover ricevere qualcosa e non la riceviamo, fratelli, l'attitudine che è in noi è un'attitudine diabolica. Siamo capaci di andare contro il nostro fratello, contro la nostra sorella, contro il pastore, contro il ministro, contro la Chiesa, perché questo spirito è in noi e questo spirito divide la Chiesa. Luca capitolo 6, versetto 32. Amen. Luca capitolo 6, versetto 32 dice: e se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Se andiamo d'accordo con le persone a cui io do e loro mi danno, o loro danno e io gli do, che tornaconto ne hai? Che vantaggio ne hai? È facile amare queste persone, è facile amarsi così secondo il mondo, ma questo non è l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio è un amore agape, un amore incondizionato che non chiede nulla in cambio. Amen. Poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. Amen. Matteo capitolo 5, versetto 46, come dice sorella Abigail. Capitolo 5, versetto 46. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Fratelli,
sono tutti capaci a voler bene a una persona, ad amare una persona, quando si va tutti d'accordo. Quando io faccio un favore a te, tu lo fai a me, andiamo bene. Ma quante famiglie, fratelli, i problemi più grandi nelle famiglie di questi tempi nascono quando nella famiglia uno fa un favore all'altro, ma l'altro non le può ritornare il favore indietro. Allora nascono i diverbi tra fratelli, tra padre e figli. E la questione numero uno di questo problema è il denaro. Io ti aiuto, ma devi rendermi indietro. Quello non è amare. Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Amen. In Luca capitolo 14, versetto 15. Amen. In Luca capitolo 14, versetto 15, dice la parola di Dio: or uno dei commensali, udite queste cose, e disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Fratelli, la parola di questa sera è una parola per la tua vita, è un invito per la tua vita a mangiare del pane del regno, perché questo pane è un pane gratuito e il Signore non ti chiederà nulla in cambio. Ma il problema di questo invito è la troppa occupazione, i troppi impegni, non ho tempo, sto male, si sente dire anche: non posso lasciare il cane da solo, non posso lasciare il gatto da solo, non posso venire in studio, oggi non ho tempo di ascoltare, non ho il tempo di ascoltare. Ma il Signore dice, andando avanti nella scrittura, dal verso 18 al 18-20: ma tutti allo stesso modo cominciano a scusarsi. Il Signore fa un invito alla cena e tutti incominciano a scusarsi. Però sapete cos'è curioso? Che se c'è un invito con un tornaconto personale, non ci sono scuse. Amen. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a venderlo, ti prego scusami, non posso venire alla tua cena, fratello Vittorio, a vederlo. Sì, grazie, non posso venire, Vittorio, ho un impegno. Fratello, ti sto aprendo la casa mia gratuitamente, non voglio nulla in cambio, io voglio darti del cibo a te, sono troppo impegnato. Ok. Ma prova a dirle a una persona: vieni, e offrirle un qualcosa che le è utile come tornaconto. La persona corre al tuo invito. Dice il verso 19: un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego scusami. Nel verso 20 dice: un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Che significa? Che la moglie è una pietra d'inciampo? Al momento della cena tutti hanno degli impegni. Al momento della cena tutti rifiutano l'invito perché sono già saziati dall'invito di una cena offerta da questo mondo. I troppi impegni ti saziano e non ti spingono a partecipare all'invito di una cena gioiosa. Per questo il Signore dice: non invitare i ricchi, non invitare coloro che hanno già la pancia piena di questo mondo. Invita coloro che hanno veramente bisogno di mangiare.
perché chi ha veramente bisogno di mangiare non ti darà niente in cambio, e tu lo stai facendo affinché Dio sia glorificato. Che brutto, fratelli, rifiutare l'invito a una cena. Che brutto rifiutare l'invito a partecipare a un evento, a uno studio, a un culto, a qualunque cosa sia. Che brutto pensare: andrò alla prossima riunione, andrò alla prossima cena. Fratelli, noi non sappiamo se questo è l'ultimo invito. Amen. Del verso 21 dice: così quel servo tornò e riferì così al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze, per le vie della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Fratelli, se nella chiesa ci sono persone che non comprendono l'invito che stanno ricevendo, perché forse sono troppo impegnati o perché forse non stanno ricevendo qualcosa in cambio, il Signore ti dice: vai da altre persone che non conosci, esci dalla casa. E la parola dice: vai dove? Va per le piazze, in luoghi grandi dove c'è tanta gente che sta morendo di fame spiritualmente. Invitali a casa tua a cenare un cibo gratuito, perché tu non le vuoi chiedere nulla indietro. Tu lo stai facendo perché la stessa cosa l'ha fatto il Signore con te, e hai compreso quanto è pericoloso fare un qualcosa per tornaconto personale. Poi il servo gli disse: Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. La tua casa non sarà mai abbastanza piccola, perché il Signore la vede molto grande, più capiente di quanto tu la possa vedere in questo momento. Amen. Allora il Signore gli disse al servo: va fuori per le strade. Prima le parla delle piazze e poi le dice per le strade e lungo le siepi. Amen. E costringili ad entrare. Quando hai invitato alle persone e vedi che c'è ancora posto, ora costringi le ultime persone rimaste ad entrare. Spiritualmente costringi alle persone che tu incontri a partecipare ad ogni cena che il Signore farà per mezzo di te, affinché la mia casa sia piena. Perché ogni casa che noi abbiamo e ogni casa che apriamo a Cristo è una casa per il Signore. Il Signore vuole una casa piena di gente che ha bisogno di essere sfamata. E quando il Signore fece il primo miracolo, simbologicamente era un luogo pieno di gente, e il Signore sfamò 5.000 persone, il Signore sfamò 3.000 persone. Chi erano queste persone? Erano persone povere, alla quale il Signore non chiedeva nulla in cambio, ma solo voleva dare tutto il suo amore. Amen. Dice nel verso 24: perché io vi dico che nessuno di questi uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. C'è tanta gente, fratelli, parte della Chiesa del Signore, che non sta capendo l'importanza dell'invito del Signore. Arriverà un momento che la cena si compirà. Arriverà un momento
che la cena comincerà e le persone che sono fuori non potranno partecipare a questa cena e non potranno gustare il cibo prelibato. Perché, come abbiamo letto all'inizio, il Signore le darà una mente e un cuore che non desidereranno più di ascoltare nulla. Vuol dire che la cena è cominciata e non c'è più posto per quelle persone che hanno aspettato, hanno rifiutato, o che nel loro cuore c'era un desiderio di fare le cose con un tornaconto personale. Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio e la sua chiesa. Noi siamo la manifestazione del regno di Dio. Beato chi partecipa ad ogni riunione, beato chi partecipa ad ogni evento, beato chi partecipa alla sua chiesa, perché riceverà un pane prezioso. Amen. Quindi, fratelli, il Signore tornerà, questo è certo, e tornerà come un lampo senza avvisarti, ma il Signore sta mandando un invito. Ogni giorno il Signore manda il suo invito. Quindi è importante svegliarsi presto, è importante ascoltare la parola, perché è l'invito per la tua giornata, è l'invito al tuo cibo. Ed è gratuito. Tutto ciò che si fa non è per un tornaconto personale. Questo vuol dire che quando ognuno di noi che parla la parola di Dio non lo fa perché aspetta che il fratello Victor debba ascoltare, la sorella, lo facciamo gratuitamente per il Signore e preghiamo che il popolo di Dio ascolti e riceva. Ma se incominciamo a fare un qualcosa per un tornaconto, avremo un grande problema, perché non compiremo la volontà di Dio. Tutto ciò che noi facciamo è per amore al Signore, gratuitamente, senza niente in cambio. Ah, questo non lo faccio perché tanto il fratello Vito non mi ascolta, la sorella. No, non è così. Noi lo facciamo per il Signore. Pastore, ma quante volte ho parlato e non mi ascoltano? Lo stai facendo per un tornaconto. Dice il Signore che l'invito che Lui sta facendo è per la tua salvezza. L'invito per la cena, per la tua salvezza, è in questo momento. Dice un verso, e con questo concluderemo, che sta in Apocalisse: io sono alla porta e busso. Fratelli, questo verso, com'è che dice, fratello? Chi ode la mia voce aprirà, entrerò e cenerò con lui, e lui con me. Fratelli, la gente, il mondo confonde questo verso pensando che il Signore sta parlando, che bussa alla porta di tutti. Questa parola è per la sua chiesa. Se voi leggete bene il contesto di Apocalisse, dove parla di questo, è riferito alla sua chiesa, e la parola di questa sera è per la sua chiesa. Il Signore sta portando un invito direttamente alla tua casa, bussandoti per entrare. Dice: e chi mi ascolta la mia voce e aprirà, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Una parola per la sua chiesa è non fare le cose per un tornaconto personale e non rifiutare l'invito di Dio. Amen. Perché questo è il messaggio, è per coloro che saranno invitati alle nozze dell'agnello. Fratelli, il tornaconto è pericoloso, e molte volte questo entra nel nostro cuore e neanche ce ne accorgiamo. Ogni cosa che facciamo la facciamo con amore al Signore. Amen. Quindi gioisci dell'invito che hai ricevuto, fratelli. Per me è una gioia ricevere il vostro invito. Non veniamo qui per, o non andiamo a casa di qualcuno per ricevere cibo,
ma sempre abbiamo detto veniamo gratuitamente nell'amore del Signore noi a portare un cibo. Il Signore disse andate, non portate nulla, entrate in una casa, portate ciò che io vi dico di portare, se loro vi ricevono e danno qualcosa, gloria a Dio, fratelli, e il Signore lo farà, perché dice che lodando e glorificando, amen, il suo nome, godremo il favore del popolo e il Signore aggiungerà alla chiesa di tutti coloro che saranno salvati. Qual era la condizione di tutto questo? Che tutti erano insieme, gioiendo, dice condividendo e vendendo ogni cosa. Vuol dire che non avevano un tornaconto, ma tutto era alla disposizione di tutto gratuitamente per la gloria di Dio. Amen. La parola antapodoma, contraccambio, è fare un qualcosa aspettando una restituzione, una risposta, una conferma, una pacca, una gratitudine, e portare la luce verso di noi. Questo è molto pericoloso nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Voglio lasciare uno spazio al fratello Vitto che possa condividere ciò che lui sente, la sorella Patti, la sorella Abigail, mia moglie se riesce, che sta guardando i bambini. Fratelli, è una parola molto importante per il tempo che stiamo vivendo. Dio sta portando un invito gratuito e attenzione ai troppi impegni a rifiutare questo invito, attenzione alle scuse e attenzione a questo spirito di dover fare le cose solo se ne abbiamo un guadagno personale. Il nostro guadagno è nel cielo, dice la parola. Dice il verso di Luca 14, versetto 14, scusate 13 e 14, ma quando fai un banchetto chiama i mendicanti, i mutilati, gli anziani, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Amen. Dio vi benedica. Pace di Cristo, fratello Victor, nel nome di Gesù, poi sorella Patti, sorella Abigail, e se ha tempo anche mia moglie, nel nome di Gesù. Amen. All'inizio, quando doveva cominciare questo studio, lei ha detto una parola che quando l'ascolto, non soltanto oggi, sino anche altre volte che l'ho sentita, non è che mi spavento, sino che il Signore porta in me un timore, porta un'attenzione. Già dall'inizio Lui mi dice, questo per te, beh, metti attenzione a questo che ascolterai. E veramente ringrazio il Signore per questa correzione che arriva alla mia vita, perché prima di cominciare questo studio ho sentito che oggi c'era una parola chiara. Ringrazio Dio per questa parola molto chiara, perché è molto facile cadere in questo problema. A volte non ce ne accorgiamo neanche, è un qualcosa che succede a me, ma sono momenti, questo può succedere anche momenti difficili della nostra vita, che siamo, come dire, condizionati a avere questo pensiero. Ad esempio a me non tanto tempo fa mi è accaduto, perché io sono una persona molto spontanea, non voglio usare parole, non è il caso, ma io sono uno che sono sempre stato disponibile. Per me vedere un anziano che sta caricando le borse dalle spese, per me è un invito di dire, Victor, vai a dargli una mano a questa signora, signori, chiunque sia, non precisamente signori anziani, se vedo che qualcuno sta facendo fatica a portare delle cose o tante situazioni che si può trovare ogni giorno, io sono uno che è molto spontaneo, va, signora, vuole una mano, ha bisogno. E tante volte la mia risposta è sì, ma io vado perché io, grazie a Dio, il Signore mi ha fatto così, mi mette nel cuore di aiutare le persone. E tante volte
Sono stato ringraziato da belle parole, sono stato ringraziato, diciamo, economicamente, che so che vengono, sono benedizione dal Signore, perché io so la intenzione con quella che io vado a fare un qualcosa per gli altri. Se io lo faccio di cuore, se lo faccio con gioia, io veramente rimango contentissimo. Dopo rimango anche a parlare da solo quando aiuto una persona, perché sono veramente contento di essere stato utile a qualcuno. Ma purtroppo a volte uno si trova in situazioni difficili. Mi è capitato una volta che era da tutta la mattina che lavoravo, proprio quel giorno lì avevo una fame, non avevo fatto colazione e non avevo portato soldi dietro, e ho visto un signore che stava portando la spesa, e subito la mia mente mi ha portato: vai, dagli una mano, magari lui ti dà qualcosa. E veramente per me il pensiero è stato così istantaneo, non mi è venuto così all'improvviso. E posso dire che l'ho fatto con quella motivazione sbagliata, ma io ho dato una mano a questo signore, ma veramente Dio stava guardando la mia intenzione in quel momento. E questa persona che ho aiutato era una persona che prima l'avevo aiutata di cuore, veramente con gioia, e mi aveva ringraziato economicamente. Ma questa volta il Signore ha visto la mia intenzione, che non era di buon cuore. Ho aiutato questo signore e non ho ricevuto nulla. Ma dopo mi sono reso conto, ma è vero, io non era un atteggiamento sbagliato con quello che io sono andato da questo signore. Stavo cercando il mio beneficio e non per aiutare questa persona. Quindi il Signore mi ha fatto capire in quel giorno che le cose si fanno per amore, per gioia, e non per il nostro beneficio, si può dire, o per vantarci noi stessi, come diceva all'inizio, di ricevere una pacca sulle spalle. Ma veramente queste attenzioni che noi possiamo avere per le persone fuori dalla Chiesa, ma anche dentro della Chiesa, devono essere fatte con un buon proposito, di buon cuore, perché è così che porteranno frutto, perché la gente tutte queste cose li va a vedere, anche le persone sentono l'intenzione con cui uno sta andando a cercarli per fare un favore, per dare una mano in un qualcosa. E veramente il Signore oggi mi dà l'attenzione su questo, di stare attento, perché è molto, come dicevo all'inizio, molto facile cadere in questa situazione, più che altro quando ci sono delle problematiche di diversi tipi, economiche più che altro, perché penso che quando una persona fa un favore, la prima cosa che pensa è ricevere soldi, un compenso economico. La mente purtroppo è condizionata. Ma io ringrazio a Dio che il Signore mi mette l'attenzione su questo, di stare attento. Grazie a Dio non l'ho più fatto, e per fede non lo farò più, ma ringrazio il Signore per questa parola di oggi. Amen. Pace di Cristo. Sorella Patti. Amen. Pace di Cristo. Amen. Niente, grazie a Dio per questa parola che è molto importante e deve rispecchiare su di noi il Signore e su tutto quello che facciamo. E proprio stavo pensando, soltanto non ho niente da aggiungere, però è un verso che c'è in Atti 20, 35. Atti capitolo 20, versetto 35. Però non ce l'ho in italiano. Amen, sorella, come dice in spagnolo, poi lo leggiamo in italiano. Amen, in spagnolo dice: en todo os he enseñado,
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Dice en italiano, Atti capítulo 20, versetto 35, in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi così bisogna sostenere i deboli e ricordarsi delle persone del Signore Gesù, delle parole del Signore Gesù, il quale disse: è cosa più felice il dare che ricevere. Amen. Bella parola. Amen. Sorella. Amen. Bella parola. Sorella Abigail. A me, pace di Cristo, una parola molto specifica che penso che tutti noi credenti dovremmo far uso di questo, di dare senza aspettare un contraccambio. E mi veniva in mente un episodio che è successo a scuola, dove si parlava della storia, no? E di come nella storia si vede la corruzione che c'era nella Chiesa Cattolica. E la nostra prof di storia diceva: ma se almeno la Chiesa si sarebbe comportata come è scritto che si comportavano i discepoli e tutte le parole che Gesù diceva, magari a me avrebbe piaciuto far parte di questa Chiesa. E si vede come anche quelli che non dicono di non credere in Dio, gli piace vedere un atteggiamento così, perché conoscono comunque quello che ha insegnato Gesù, le parole che Gesù ha detto. E se veramente noi ci infocchiamo, ci focalizziamo, ci concentriamo in quello che Gesù ha insegnato e quello che i discepoli hanno fatto, vedremo veramente la mano del Signore su di noi. Un commento anche che faceva una compagna di classe oggi, perché le raccontavo di questa attività che si terrà a breve, della conferenza per i matrimoni, e le raccontavo che sarei stata a badare un po' i bambini. E mi faceva: ma non potevi dire di no? Io dico: no. Ok, ti danno qualcosa in cambio di soldi? Dico: no, questo si fa per amore. E mi fa: per amore? Ho detto: sì, per amore, perché si vuole fare. Mi fa: ah, ok. Però comunque le persone rimangono impattate di vedere come, se mettiamo in pratica la parola di Dio, facciamo le cose per bene e possiamo dare con piccoli esempi quello che... come si parlava, no? Del cibo, possiamo dare degli insegnamenti in forma indiretta a loro, così loro possono poi chiedere di più a me. Amen. Questo è importante. Fratelli, con questo concludiamo questa sera nel nome di Gesù. Abbiamo parlato della parola antapodoma, che significa contraccambio. E abbiamo anche enfatizzato, esortato al popolo di Dio a non rifiutare nessun tipo di invito ad ogni cena del Signore, perché ogni volta che il popolo di Dio si raduna è per gustare un banchetto speciale del Signore. Amen. Con questo, fratelli, vi salutiamo, vi invitiamo anche a rimanere in contatto con noi. E potete collegarvi per mezzo della radio. Abbiamo una bellissima radio, il podcast di Antioca di Torino e Milano, dove ogni mattina presto il nostro pastore fa un programma che è Torino News. E tutto questo è importante, lo dico perché vi incoraggio a seguire la puntata di questa mattina, perché il pastore ha parlato anche di un qualcosa che si lega molto stretto a questo, che è la umiltà, che fa parte anche di avere veramente uno spirito di fare le cose senza un contraccambio, e parte anche dell'umiltà. Quindi, fratelli, io credo che il Signore stia parlando chiaramente alla sua Chiesa. Ci sono molte cose che non possiamo comprendere, ma neanche possiamo noi sistemarle. Noi dobbiamo fare le cose come il Signore ce le dice, ubbidiente alla sua parola, senza aspettare che quella persona faccia un qualcosa in cambio nostro. Noi lo facciamo per amore al Signore, e dice la parola che il Signore farà il suo lavoro.
Amen. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e il resto della raccolta lo farà vedere il nostro Signore Gesù Cristo, e Lui dice che ci ha invitato a una cena e saremo in quel giorno, in quel momento, amen, contraccambiati. Amen. Che Dio possa benedirvi. Un saluto dal ministro Bracuto. Siamo qui oggi nella casa del nostro caro fratello Victor, amen, sposato con la nostra cara sorella Patti, in attesa di questa veramente bimba che sta per arrivare nel nome di Gesù. Manca pochissimo, ma che bello che loro non hanno detto no, siamo stanchi, ma sono sempre con l'aspettativa. Amen. Loro hanno una testimonianza, condivideranno e nel tempo del Signore un qualcosa con riferimento a questa parola, dove da quando sono venuti a abitare in questa casa hanno preso la decisione di avere una casa aperta al Signore, e loro stavano testimoniando. Prego che possano fare al presto questa testimonianza, che non c'è un sabato, vero fratello, che la vostra casa è vuota, ma sempre con semplicità di cuore la stanno aprendo, e loro fanno tutto con amore. E non sono persone che sono, se possiamo dire, fratelli ricchissimi, ma siamo ricchi nel Signore. Quello che il Signore ci dà noi lo diamo, anzi lo diamo di più nel nome di Gesù. Amen. Grazie anche alla sorella Abigail, la testimonianza, la sua testimonianza di vita, di perseveranza, veramente continuando a andare avanti facendo le cose per amore al Signore. Che Dio possa benedirti in questo giorno, in questa sera, e che la pace di Cristo sia con tutti voi. Cosa le diciamo a chi sta ascoltando? Che Dio vi benedica. Pace di Cristo da Milano.